Io spesso mi metto le cose da fare o che vorrei fare per non dimenticarmi sul Google Calendar, che così tra parentesi mi si sincronizza sia col computer con Windows 10 che con il telefonino Android, no? Quindi un appuntamento, indipendentemente da dove lo metto, mi arriva la notifica dappertutto, no? Quindi in tutti i tablet, telefoni, computer, eccetera, eccetera. Tra le cose che mi ero messo oggi, la prima da fare adesso praticamente era finire lo scalino, no? Il rivestimento dello scalino. Certo, questa è una cosa un po' un curioso aspetto psicologico, un piccolissimo consiglio di vita. Possono essere utili questi memo nel calendario a titolo di paracadute per non dimenticarti le cose, ma possono essere anche stressanti perché tu durante la giornata ti senti comandato a fare quelle cose. Cioè, c'è qualcuno che ti dice fai questo e magari tu non ne hai voglia. Io me li metto magari ripetuti e se non ho voglia di farli non li faccio. Se sono cose che so già che non ho voglia di farle, no, metto l'appuntamento ripetuto, ossia che si ripropone alla stessa ora tutti i giorni. Così non lo voglio fare oggi, ignora, mi ricapita domani, il giorno che voglia, ah sì, ecco sì, è vero, dai che facciamo il gradino, no? E adesso ho voglia così di rispondere a qualche commento, probabilmente fra un po' mi stanco e quindi li stopperemo da lì e riprenderò solo da quelli nuovi. Continuiamo col Jonathan. Ciao, buonasera, perdona le domande, soprattutto l'ora. Vabbè, un messaggio io me lo leggo magari anche alla mattina quando capita, no? In una tua puntata hai detto che preferisci non usare sulla guancia gonfia per colla caramella. Preferisci non usare la ventola della tua truma perché scalda meglio senza. Hai ragione, è molto più forte senza ventola. Ma io ho molti spifferi e quindi devo per forza accenderlo. Comunque sapevo che si potevano rompere alcuni pezzi all'interno. Volevo chiederti fino a che numero della manovella posso tenere la stufa senza ventola? Allora, premetto che era venuto fuori questo discorso su un gruppo Facebook, quindi qualcuno un po' esperto ha detto le sue. Da quel poco che ho capito, premetto che questo è relativo al tipo di stufa che si ha. La mia può stare a alte temperature senza le ventole, e difatti così è da 2 anni, non ha mai dato problemi. Senza appunto avere problemi. Altri invece sì, ho sentito di questo discorso che non possono andare da sole senza ventole. Nel mio caso è vero, il discorso ventole, praticamente il discorso ventole funziona che la stufa spinge dentro delle canaline che sono dei tubi, almeno nei vecchi camper, sostanzialmente di cartone, molto leggeri. Sicuramente dentro all'interno avranno tipo un foglio metallico, un qualcosa per non rovinare il cartone con l'umidità, eccetera, eccetera, no? Però questi tubi passano dentro magari il baule dietro, oppure vicino alle pareti esterne del camper, parete dove di solito non gli arriva il riscaldamento della cellula, e quindi o hanno molti spifferi o passano comunque zone molto fredde. Parlo almeno del mio camper, sto parlando del mio, perché ogni camper è fatto a modo suo. Che significa che l'aria che arriva fuori è praticamente appena appena tiepidina. E quindi nel camper hai freddo. Se io dovessi usare la stufa solo così sarebbe uno schifo. Diverso è se io uso queste canaline solo in bagno. Cosa significa? Quando devo fare la doccia nei periodi proprio freddi freddi, io chiudo tutte le bocchette dell'aria del camper, lascio aperta solo quella del bagno. Così probabilmente l'aria non fa il giro della Madonna. Va direttamente in bagno, visto che la stufa è appoggiata al bagno, cioè proprio attaccata, e lì sì, hai un bel calduccio. Difetto di questa cosa, purtroppo, è che quando azioni le ventole, indipendentemente dalla potenza e tutto quanto, dal numero di canaline aperte, eccetera, l'aria calda viene presa completamente dalla stufa al 99%. Quindi tu sì, hai la sauna dentro in bagno, però quando esci la stufa è praticamente spenta, hai capito? Quindi no, io continuo assolutamente a utilizzare la stufa senza ventoline. Tieni conto anche l'enorme risparmio energetico che ha. Cioè io ho la grandissima fortuna di avere questa stufa che può andare senza ventole e quindi consumo zero corrente, letteralmente zero. Quindi sì, non saprei dirti fino a che numero della manovella puoi tenere la stufa. Io ti dirò qui, sono arrivato massimo a 5 su 10, mentre quando devo fare la doccia lì sono arrivato anche quasi al massimo, anche 8 o 9, sì, proprio perché io sono molto freddoloso e quindi quando devo spogliarmi completamente lì la stufa è proprio a stracannone.
poi non respiri più perché fa l'effetto tipo scaldobagno, l'effetto sauna, no? Allora lì la riabbassi a 4. Però per fare la doccia, sì, lì sì, per quella mezz'oretta l'ho messa a 8-9. A 10 mai, non mi è mai successo, neanche quando andavi a meno 10 gradi. Ok, do lo stop perché andando indietro nel tempo siamo solo ancora a dicembre 2018, non ti dico poi i centinaia di messaggi che ci sono indietro. Questo solo sul mio profilo personale. Adesso andiamo a vedere sulla pagina delle puntine del mondo perché arrivano messaggi anche lì che sono separati. Ok, prima di continuare a leggere i messaggi, che non vorrei fare una puntata troppo monotona, noiosa, perché a me non piace fare quei video dove io sono sempre seduto tutto il tempo con la stessa inquadratura. No, a me piace fare quei video misti dove sono in giro, un po' vedi qua, un po' vedi là, un po' io che parlo, hai capito? Quelli sono i miei generi di video. Questo non è un mio genere di video. È vero che parliamo di cose interessanti. Cioè, gente mi fa delle domande e io gli do delle risposte, però insomma, approfittiamo. C'è il CP che mi chiede di uscire, vero Tata? Che devi uscire? Sì, adesso andiamo. Andiamo, vuoi andiamo? Andiamo a fare pipì? Andiamo, bella? Andiamo a fare giro? Andiamo. No, come non detto, sono stufo e ho anche dei lavoretti da finire, quindi niente, farò più avanti, più avanti. Piccoli attimi di paura, mi si era impallato il Surface, non riuscivo più a entrare a far niente di niente, proprio in nessun modo. Sono riuscito a entrare in provvisoria alla fine, ho fatto il backup dei dati negli hard disk e poi sono anche riuscito a sistemare il computer, quindi adesso funziona. Però vedi, è una cosa imparato, fare sempre i backup. Nel frattempo c'è la scaletta che si sta asciugando, vedi, ci ho messo dei libri per far piatto, diciamo, per appiattire. Poi sopra ci ho messo due taniche da 5 litri all'una di acqua, in modo tale che vedi il tappetino si può attaccare, no? In più, ara, ara, oh. Quello in più l'ho messo qua, che bello, eh? Sì, no, non arriva fino in fondo perché non ne avevo altro, però meglio di niente, cioè quando apri così, è bello da vedere. Che forte, appena, perdona se è tutto giallo, appena è arrivata una ragazza all'Inghilterra col furgonato guida a destra, forte. È la mia vicina, che è andata subito ad attaccarsi alla corrente. Alla fine il Surface si è sistemato tutto bene, devo solo andare in un wifi, magari vediamo domani, per provare a agganciarci col nuovo aggiornamento. Ancora sto mal di schiena, ma questo è dovuto al fatto che in questi giorni non sto facendo niente e per lavorare al computer, diciamo, sono scomode queste poltrone, no? Per il discorso della postura. Allora io provo anche a tenermi la schiena indietro, ma niente, ti ammazzi. E quindi niente, urgerà una passeggiata o un po' di flessioni da qualche parte.